Ambiente e l'Europa. Microfono. Ecco qua, prego. Eccoci qua, buongiorno a tutti. È un grandissimo piacere per noi essere di nuovo per la terza volta, il terzo anno di seguito, presenti alla Minimaker Fair di Trieste. Siamo l'ufficio di informazione europea del Comune di Trieste, facciamo parte della rete europea Europe Direct ed Eurodesk. Il nostro compito principale è dare informazioni sull'Europa e le opportunità per fare esperienza all'estero. Quest'anno siamo qua principalmente per promuovere l'ambiente e la sostenibilità ambientale. Presso il nostro stand troverete diverse pubblicazioni sull'Unione Europea e l'ambiente e potrete partecipare al gioco Dove si butta, che è un gioco che testa un po' le conoscenze di tutti i cittadini sulle, appunto, conoscenze sul riciclo. Quindi capiremo assieme dove si buttano determinate cose che di solito si un po' non si sa bene dove buttarle, e si potrà partecipare anche al Cruciverde. Quest'anno abbiamo puntato l'attenzione, come detto, sull'ambiente e abbiamo realizzato questo Cruciverba sull'ambiente, quindi Cruciverde, che ha l'obiettivo anche in questo caso di promuovere l'ambiente. Vi aspettiamo oggi alle ore 17 allo stand del nostro ufficio e si ripeterà il Cruciverde anche domani alle ore 11 e alle ore 15. E chi parteciperà al Cruciverde e al gioco Dove si butta riceverà tantissimi gadget e premi europei, ma anche premi che provengono dall'Acegas. E ricordiamo principalmente ai più piccoli che anche quest'anno è presente la nostra mascotte europea, Europino, che se ancora non conoscete vi consigliamo di venire a trovare, a fotografarvi con la mascotte. Vi aspettiamo quindi al nostro stand, ricordiamo alle ore 17 c'è il Cruciverde. Bene, grazie. Grazie mille. Arrivederci. Grazie. Bene, e ora è il momento di Ludovico Russo, che parlerà Hackability. Ludovico Russo. Grazie. Prego. Allora, questa la lascio qua. Sì, sì, sì. Sì. Ok. È quella là, l'ho vista. Ok. Allora, ciao a tutti. Siete in pochi, però tanto vi sentite. Io mi chiamo Ludovico. Nella mia vita ho fatto un pochettino di cose. Mi definisco un maker, ho lavorato tantissimo per la ricerca sulla robotica. Attualmente però mi sono un po' spostato nel mondo della disabilità. E oggi sono venuto a presentarvi un'associazione che ho contribuito a fondare, che si chiama Hackability, che è un progetto in realtà nato un pochettino di tempo fa. Più o meno l'idea è nata nel 2010 quando Carlo, che è il nostro presidente e l'ideatore principale dell'associazione, ha fatto una ricerca dove ha mappato circa un centinaio di persone disabili all'interno del Piemonte. Noi siamo nati a Torino e quello che ha scoperto da questa ricerca è che molte persone disabili, come è solito dire lui, sono makers e designer. Questo perché? Perché sul mercato è molto difficile trovare soluzioni per esattamente specifiche per il loro problema, perché molto spesso queste persone hanno un problema molto molto specifico e quindi quello che fanno è partire da una soluzione sul mercato e la hackerano, la modificano in modo da diciamo riuscire o cercare di riuscire a soddisfare completamente i loro bisogni. Da qui l'idea di Carlo è stata quella: ma abbiamo da una parte tantissime persone che hanno molte necessità di questo tipo e dall'altra una community molto forte che si è creata, ai tempi si stava creando nel 2010, che è quella community dei makers, che ha tantissime competenze ma molto spesso non sa bene che cosa fare. Allora l'idea era di cercare di mettere insieme queste due community e farle lavorare insieme. Quindi la nostra mission di Hackability è quella di fare incontrare, di favorire l'incontro tra makers, artigiani, designer, con i bisogni e molto spesso l'inventiva delle persone disabili, allo scopo di creare oggetti e ausili che non esistono, che funzionano meglio e che costano meno. Come funziona? Il primo tentativo di fare Hackability è stato nel 2015, in cui abbiamo fatto appunto un evento dove abbiamo iniziato a mettere insieme
questi due mondi. E da lì poi quello che è successo è che è nato un format che noi chiamiamo Hackability, che è appunto quello di favorire la nascita di community locali tra persone disabili e makers e designer. Questo format in realtà è molto semplice, funziona in questo modo. C'è si parte da una community, si parte da un evento in realtà. Questo evento butta il seme per la nascita di una community. L'evento funziona più o meno così. Si fa una call pubblica dove si chiamano da una parte i makers e i designer di una zona, per esempio Torino, Parma o Trieste. Dall'altra parte si chiede alle persone con disabilità di quella zona di venire a raccontare i propri problemi. Da questo primo incontro nascono dei tavoli di lavoro in cui in modalità co-design, cioè insieme, le persone con disabilità e i maker lavorano per realizzare un prototipo che risolve i loro bisogni. Quindi dagli eventi nascono le community locali, tra l'altro poi le community locali creano altri eventi una volta che si sono fondati. L'idea è che da questi eventi nascono dei prototipi che poi vengono rilasciati in formato open source. In realtà il prototipo viene regalato alla persona che ha presentato il bisogno e poi il progetto del prototipo viene rilasciato in modalità open source. Questa cosa funziona abbastanza bene. Dal primo Hackability del 2015 poi il progetto si è espanso. Nel 2016, è il motivo per cui io sono dentro Hackability, l'abbiamo portato all'interno del Politecnico di Torino, all'interno di un corso che si chiama Tecnologie per la Disabilità. Era un corso abbastanza, passatemi il termine, palloso, perché parlava principalmente non tanto di tecnologie ma di standard operativi e cose del genere. Il professore ci chiese, cercate di farlo, di inventarvi qualcosa per farlo diventare un po' più coinvolgente per i ragazzi. E da lì abbiamo detto che prendiamo un gruppo selezionato di ragazzi, prendiamo 4-5 persone con disabilità e proviamo a fare una Hackability dentro il Politecnico. Ha funzionato tanto al bene che da 4 anni lo stanno portando avanti, io sono andato via dal Poli, e tra l'altro è nato un gruppo studentesco che si chiama Hackability for Polito, che proprio raccoglie continuamente progetti di studenti disabili all'interno del Politecnico. Nel 2017 è nato questo gruppo studentesco, nel 2016 è anche nata l'associazione ufficialmente, siamo stati fondati, e poi abbiamo fatto un po' di eventi più grandi come Hackability at Barilla a Parma, finanziato da Barilla, da cui poi è nata una community Hackability a Parma. Abbiamo aperto delle sedi a Milano, a Parma e a Cuneo, in cui portiamo avanti i progetti in modo un pochettino più strutturato. Poi abbiamo vinto un po' di premi. Attualmente stiamo iniziando un progetto con Juventus che si chiamerà Hackability at Juventus al Politecnico. Dicevo, questa cosa funziona più o meno bene nelle prime due parti. L'evento crea la community, poi la community crea altri eventi, e questa cosa è un circolo vizioso che abbiamo visto funzionare. La parte più difficile, ma come sempre, è quella della documentazione per il rilascio dei progetti in modalità open source, perché solitamente l'ultima cosa che fa è la cosa meno divertente, e anche perché non ci sono delle piattaforme standardizzate per divulgare i progetti che nascono in modalità di co-design. Ci sono un po' di piattaforme, GitHub, ne abbiamo provate tantissime, GitHub, Thingiverse, Google Docs per esempio, però quello che viene fuori è che molti non li sanno usare o molti non hanno voglia di usarli in realtà, e poi i progetti non sono strutturati in modo organizzato. E quindi questa cosa, quella che un pochettino adesso nel format non funziona. Alla fine, dopo un po' di tempo, abbiamo deciso di progettare noi una piattaforma. Questa piattaforma è online da 2 settimane, anche se è ancora in beta, si chiama Space, la trovate su space.hackability.it. Adesso abbiamo caricato 9 progetti completi, poi ne stiamo caricando altri, sono circa una 50 quelli che abbiamo in cantiere fatti in questi anni. E questa piattaforma prende spunto da Thingiverse e da GitHub, da Thingiverse e da altre piattaforme simili comunque, non da GitHub perché il codice adesso non lo possiamo mettere. E l'idea però è quella di guidare l'utente a caricare i progetti partendo non dalla tecnologia, cosa che noi tecnici solitamente tendiamo a fare, ma dal bisogno. La prima domanda che gli si fa dopo qual è il nome del progetto, dopo aver caricato la foto, è perché l'hai fatto, per chi l'hai fatto, e poi dopo parte tutta la descrizione, come si fa, quali sono le cose da acquistare, dove sono i file open source e poi come si può realizzare. Le tecnologie con cui è stata sviluppata brevemente Angular e Firebase, siamo tutti Google al momento, e anche ho stata su Google. E quello che volevo fare oggi è farvi vedere uno dei progetti che trovate online,
uno dei progetti su cui ho collaborato, che è nato, è stato presentato 2 settimane fa durante un evento di Hackability Milano, che è questo oggettino qua. Si chiama Hackability Geo ed è praticamente un sistema, un giochino ispirato al sapientino, nato per un bambino cieco. I genitori sono venuti da noi e hanno detto: lui è appassionato di geografia, però non riesce a visualizzare le cartine. Abbiamo visto il sapientino ai tempi, chi lo conosce, io ci ho giocato tantissimo, e vorremmo una cosa del genere che gli permettesse di giocare con una carta geografica e di capire qual è la forma dell'Italia, dell'Europa, delle nazioni, delle varie cartine geografiche. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo stampato l'Italia in 3D e abbiamo progettato un circuito elettrico basato su Raspberry che alla pressione dei tasti riproduce delle tracce audio localizzate nella posizione del tasto. Questo progetto ci abbiamo lavorato per circa 3 mesi, come ho detto è stato consegnato al bambino che si chiama Massimo un mesetto fa più o meno, durante l'ultima Hackability Milano che abbiamo fatto, e poi per portarlo in giro abbiamo progettato una versione più piccola, perché l'Italia è abbastanza grossa, della Sicilia. Quindi adesso è un po' difficile farvelo vedere qui, però chi vuole vederlo venga sotto il palco. Essenzialmente ci sono le 9 regioni della Sicilia, quindi premendo ogni regione poi lui riproduce delle tracce audio. Come ho detto, il progetto è online, lo trovate su space.hackability.it. È aperto, nel senso che non è una piattaforma proprietaria di Hackability, ma chiunque abbia dei progetti da rilasciare in formato open source, è l'unico vincolo per accedere alla piattaforma, ci può scrivere o può direttamente andare sul sito internet, perché è online, e caricare i propri progetti. Grazie, se avete domande sono qua. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie Ludovico Russo. Ora sarebbe il momento, fra 20 minuti, allora ci prendiamo una piccola pausa e fra 20 minuti sarà il turno di Mauro Pelaschier, giusto? Con One Ocean Foundation e Enchanta Smeralda. Schier, che racconta One Ocean Foundation e Enchanta Smeralda. Prego, benvenuto. Ciao, grazie. Buongiorno a tutti. Sono Mauro Pelaschier, appunto, sono un velista, un falcone. Qualcuno mi conosce sicuramente, perché spesso sono qua a Trieste, soprattutto per la Barcolana, ovviamente la festa più grande per noi velisti. Sono qua per un altro motivo, sono ambasciatore del One Ocean Foundation, è una fondazione istituita dallo Yacht Club Costa Smeralda nel 2017 in occasione del cinquantenario della fondazione del circolo, che ha voluto in qualche modo ritornare al mare quello che il mare ci ha dato tutti noi, grande gioia, grande passione e soprattutto risultati sportivi senza dubbio. E la fondazione si impegna a sostenere i ricercatori che si occupano delle microplastiche in particolare, cioè come tutti voi sapete qualsiasi cosa che noi buttiamo in terra finisce in mare prima o dopo, tanta plastica, tonnellate e tonnellate, ma dopo sarà una nostra ricercatrice a dare dei dati precisi, che finiscono in acqua e piano piano diventano microplastiche, si adagiano sul fondo e quelle sono irrecuperabili. Esistono delle isole di plastica che sarebbero in qualche modo anche raccoglibili, ma senza dubbio costerebbe troppo in questo momento per farlo.
la fondazione ha istituito una carta smeralda, che è un codice etico, in modo tale da cercare di sensibilizzare chi frequenta il mare, ma non solo, a comportarsi in modo diverso e seguire 10 punti, un po' come i 10 comandamenti che ci hanno portato fino a qua, in modo tale appunto di cambiare un po' lo stile di vita, cercare di non utilizzare più plastiche monouso e cercare di riciclare assolutamente il meglio possibile, quindi una raccolta differenziata di altissimo livello, in modo tale che si possa poi riciclare la plastica più possibile. Oggi siamo intorno al 20% di quello che viene raccolto viene riciclato, quindi una percentuale bassissima senza dubbio. L'anno scorso sono partito proprio da Barcola con la mia barca di legno, materiale ovviamente nobile, vivo, indistruttibile, nel senso che quando un po' marcisce basta sostituire una tavola e la barca ridiventa nuova. Con la plastica la costruisci, invecchia e purtroppo non finisce mai. Ho fatto il periplo d'Italia arrivando a Genova in 12 tappe per sensibilizzare ovviamente chi frequenta il mare, quindi i circoli velici in raccolta in una zona federale e le amministrazioni locali, in modo tale da promuovere la raccolta differenziata, cercare di educare nelle scuole e nei circoli velici o canottieri o tutti quelli che frequentano il mare appunto a un comportamento diverso. Sono felice perché nei 2 giorni appunto di questa avventura andavamo con i bambini dei circoli a pulire una spiaggia e devo dire che in un'ora riuscivamo a pulire ma in 15 sacchi magari di plastica riuscivamo a pulire una spiaggia, quindi con un po' di buona volontà, anche perché se non interveniamo noi personalmente nessuno ci aiuta sicuramente in questa competizione, quasi posso chiamarla. E quindi quest'anno invece, grazie a uno dei nostri sponsor dello Yacht Club, ma anche della fondazione Audi, mi è stata fornita una e-tron, che è la prima macchina elettrica appunto della casa, e sto girando nelle scuole del nord Italia a sensibilizzare appunto i ragazzi, perché credo che solo le nuove generazioni saranno in grado di fare qualcosa per noi e per il pianeta soprattutto. E quindi adesso vi mando un filmato che raccoglie un po' quello che è il senso della fondazione e poi la ricercatrice vi spiegherà meglio cosa è molto più brutto di quello che ho detto io. Grazie. La vita ha avuto inizio nell'oceano e senza l'oceano la vita potrebbe finire. Eppure, mai come oggi, l'oceano e i mari sono minacciati, invasi ogni anno da enormi quantità di rifiuti, carta, legno, metallo e tonnellate di plastica, che arrivano da terra e si rompono lentamente nell'acqua salata, fino a diventare frammenti piccoli 5 mm, le microplastiche. Queste particelle causano ogni anno la morte di uccelli, mammiferi, tartarughe e pesci e colpiscono in un modo o nell'altro tutti gli animali marini, dal minuscolo krill ai grandi predatori, per arrivare a noi attraverso il cibo che mangiamo. Nel 2050 potrebbe esserci più plastica che pesci nell'oceano. E poi ci sono i cambiamenti climatici. L'oceano copre il 70% della superficie terrestre, trasporta il calore dall'equatore ai poli, regola il clima e fornisce l'acqua che beviamo. Più alta diventa la temperatura superficiale dell'oceano, più frequenti diventeranno uragani e inondazioni. Più aumenta la quantità di gas serra immessi nell'atmosfera, maggiore l'anidride carbonica sciolta nell'acqua e maggiore l'acidità dell'oceano. Una grave minaccia al pianeta, pari a quella del riscaldamento climatico, con conseguenze imprevedibili sulle catene alimentari, sul benessere dell'oceano e nostro. Proteggere l'oceano vuol dire proteggere il nostro presente e il nostro futuro. Ecco perché ci piace l'economia blu, che punta su ricerca, innovazione e tecnologia per cambiare il nostro modo di produrre, distribuire e consumare.
soluzioni innovative nelle attività marittime, nei trasporti, negli strumenti finanziari. Possiamo vincere la sfida. Essere sostenibili e creare nuove opportunità di lavoro. In un mercato, quello delle risorse e industrie del mare, che vale 3.000 miliardi di dollari l'anno. Possiamo proteggere però solo ciò che conosciamo, apprezziamo e amiamo. È questo lo scopo dell'Ocean Literacy. Ricercatori, educatori, divulgatori, volontari, tutti noi abbiamo un compito importante: comprendere come l'oceano influenza la nostra vita e come noi influenziamo la sua. Prenderci cura dell'oceano è prenderci cura di noi. Non sarebbe da applaudire, ma no, perché ovviamente è un compito difficile. No, io volevo dirvi, siamo giù con un piccolo stand, chi crede nei valori della Carta Smeralda la puoi firmare, non costa, è gratis e riceverete informazioni sul nostro progredire in questo campo così difficile. Credo che proprio una città come Trieste, tutti noi siamo consapevoli che il mare è una risorsa importantissima anche per i bambini che cominciano a studiare adesso e vedranno un futuro lavorativo. Io ho basato tutta la mia vita su questo e non solo io, e devo dire che è uno dei più bei mondi per un ragazzo da frequentare. Ho girato il mondo e conosco tutti gli oceani. Qualcosa di veramente meraviglioso, quindi lo consiglio veramente a tanti. Noi abbiamo anche una scuola proprio di vela e di olimpica e non solo, che ci supporta in tutto questo, però c'è anche un'università che in qualche modo raccoglie la passione partita proprio con le prime uscite in mare e poi arrivare a un posto di lavoro alla Spezia, e ingegneria a carattere nautico, che vuol dire che chi si laurea in questa facoltà ha la possibilità di frequentare gli studi di ingegneria nautica fino agli yacht che vediamo solcare in mare. Quindi un trasferimento di passione fino a un posto di lavoro. Quelli che ho avuto io a bordo, che sono laureati a Southampton, che è stata la prima università di questo tipo, hanno veramente una marcia in più in barca, perché essendo partiti da bambini come un optimist per conoscere il mare, si sono appassionati, hanno continuato a studiare, si sono laureati, oggi sono tutti dei grandissimi velisti e sono occupati appunto negli studi, nei cantieri costruttivi, nelle velerie e in tutto quello che è la componentistica che completa una barca a vela o una barca a motore. Quindi il finalizzare le spese e i costi, no, sia dell'attività sportiva prima, sia quello dello studio dopo, è un'opzione. Cioè, spesso purtroppo io mi accorgo che nessuno guarda il mare come un'opportunità, tutti rivoltano le spalle addirittura al mare, no? Quindi proprio una città come questa dovrebbe essere pane per i nostri denti, e quindi frequentare il mare. Adesso vi presento Sara, che è una nostra ricercatrice, e vi spiegherà quante tonnellate abbiamo prodotto fino ad oggi e cosa si può fare. Grazie Sara. Buon pomeriggio a tutti. Io vi ruberò solo qualche minuto. Intanto ringrazio la Fondazione One Ocean con la quale collaboriamo. Io sono una ricercatrice per esattezza, e sono una biologa marina e lavoro per questo centro che si chiama CESTA, e lavoro sul territorio dell'Emilia Romagna precisamente, e con questo territorio condividiamo lo stesso mare. Il filmato che è apparso prima alle nostre spalle è emblematico e chiarisce perfettamente qual è il grosso problema.
E dal nostro punto di vista di ricercatori del CESTA possiamo dirvi che il problema è reale e concreto e purtroppo lo vediamo in tutti gli animali che recuperiamo debilitati o dalle reti dei pescatori e che inevitabilmente nei loro stomaci purtroppo hanno plastica. Tutti, dalle tartarughe marine agli squali, ai semplici crostacei o ai pesci. Trovare plastica ormai è qualcosa di praticamente comune rispetto magari ad un tempo che non si sarebbe mai immaginato. Noi sì, produciamo plastica e ormai è diventato un demone per noi la plastica e in effetti il concetto di poterla debellare completamente dalle nostre vite è quasi impossibile ad oggi. Tutto sommato ci sono attività e modi che possiamo attuare nelle nostre vite per ridurla. Già ridurla e pensare a scegliere prodotti sostenibili, prodotti che ne producano meno, prodotti che impattino meno in ogni sua singola e minima azione, cambiano, possono cambiare la situazione. E molto spesso, come dico anche ai più piccoli, perché la divulgazione è importantissima e se non parte anche dai bambini non andrebbe da nessuna parte, secondo me, il singolo gesto di raccogliere anche una carta o una plastica che trovata mentre si fa un giro in spiaggia o semplicemente in strada può concretamente cambiare anche per quel giorno la vita di un animale marino, ma non solo, ricordandoci che tutti gli animali ad oggi purtroppo inevitabilmente possono morire per ingestione di plastica, senza dimenticarsi gli uccelli marini. Gli uccelli marini sono purtroppo gli animali che più in assoluto muoiono per ingestione di plastica. Le mamme trasmettono per rigurgito ai piccoli plastica e i piccoli non arrivano neanche a un anno di vita generalmente. E vi invito magari a vedere anche, se avete voglia, un video, si chiama La strage degli albatros, lo trovate su YouTube, fatto da un collega ricercatore, dove vi fa capire veramente quale oggi è il problema concreto. Io spero di non avervi annoiato con questi due minuti di piccole puntualizzazioni, vi ringrazio e vi esorto a pensare ad ogni singolo gesto, ad ogni singolo acquisto che fate, perché come anche One Ocean cita nei suoi roll-up, non esiste un pianeta B, non esiste un mare B, noi se non tuteliamo quello che abbiamo non andiamo da nessuna parte, tantomeno i nostri figli. Grazie, buona continuazione a tutti. E adesso alle mie spalle partirà l'ultimo filmato che concluderà il nostro intervento. Buona continuazione. Grazie mille. Arriva. Proteggere l'oceano. Perché dall'oceano dipende la vita umana. Non si è mai troppo giovani per poter fare la differenza. Sempre più persone sono consapevoli di quanto possiamo fare tutti insieme, adottando un comportamento in difesa dell'ambiente. Per questo noi diffondiamo l'Ocean Literacy. Capire l'influenza che l'oceano ha su di noi e quella che noi abbiamo sull'oceano è il primo passo da fare. Perché in realtà guardiamo il mare senza vederlo. Non ci preoccupa cosa sta accadendo al suo interno, perché i suoi problemi sono lontani dalla nostra vista. Ma sono cose che stanno modificando profondamente le possibilità di vita sulla Terra. È l'accumulo di inquinanti e rifiuti plastici. È l'acidificazione. È l'aumento della temperatura. È la riduzione degli habitat e della biodiversità marina. L'oceano e l'uomo sono inestricabilmente interconnessi, ma tutto questo sembra non importare. Eppure l'oceano fornisce anche mezzi di sostentamento a oltre 3 miliardi di persone e ha un enorme valore economico. Se fosse una nazione, sarebbe la settima economia più grande del mondo. Siamo Ocean Defenders. Giovani, ma molto determinati ad agire per affrontare l'emergenza e cambiare davvero il futuro del pianeta. Ogni giorno ci impegniamo a comunicare, educare, sensibilizzare attraverso lo sport, promuovere la ricerca scientifica. La Carta Smeralda è il nostro codice etico. Lo promuoviamo per diffondere l'impegno a proteggere l'ecosistema marino in ogni attività.
Solo il cambiamento di ogni singolo comportamento porta al cambiamento di tutto l'insieme. Ma è solo la conoscenza dei problemi che porta alla consapevolezza di voler cambiare. Non vogliamo che in futuro i nostri figli ci chiedano perché non abbiamo fatto niente quando eravamo ancora in tempo. Oggi questo tempo non è più molto, ma insieme possiamo vincere la sfida. Grazie mille.